old girl is 15 to 20 years old, at least 175 centimeters tall. She loves the camera and the camera loves her. Warning, she will change all times, every time she shows her other face. If you met her, please notify us immediately. Series of events which looks back on decades. Series of events looking for girls all around the world who has a chance to win the 200,000 euro contract offer from major model agency in a given year. A series whose international finals will be held in Hungary this year. Model competition that gives a chance by the major for the girls in the final to immediately enter into the most prestigious international fashion companies and fashion magazines. A model competition that allows to build an international career. 5 continents, 30 countries, 28 years of history. To Hungary, World Top Model. Ben ritrovate amiche e amici nel salotto di Stai Con Me. Oggi abbiamo iniziato con un bellissimo video, arrivato da Budapest, come è arrivato il nostro patron e amico della World Top Model. Benvenuto Fiore Tondi. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, salve a tutti. Allora Fiore, tu sei il patron della World Top Model, raccontaci come è iniziata la tua esperienza e poi la tua storia. Diciamo Nicoletta, come tu sai bene, io ho voluto sempre creare un evento dedicato al mondo della bellezza e soprattutto realizzare, diciamo, quel sogno mio di dare importanza al mondo anche della donna. Bene, creando il World Top Model ho voluto mettere come priorità stima e rispetto verso la donna e su quello ho voluto creare una grande sinergia a livello globale di contatti di magico mondo della fashion industry. Perciò vengono coinvolti non solo le modelle ma anche tutto quel magico mondo di lavoro che c'è dietro loro. Che è un grande lavoro. Che è un grande lavoro, sì. Che tipo di concorso è la World Top Model? Perché voi siete a livello mondiale, no? Tu giri vari paesi per trovare, per fare casting per queste ragazze. Sì, grazie a Dio la situazione migliora anno per anno. L'anno scorso a Monte Carlo abbiamo avuto un grandissimo successo e da 50 nazioni quest'anno diventeranno 56 le nazioni presenti al prossimo evento che faremo o a Parigi oppure a Mosca. Tu hai lanciato anche molte donne, no? Oggi famose nel mondo. Raccontaci qualche aneddoto, chi hai trovato più simpatica, chi hai trovato più preparata. Bene, sì, la verità su tantissime ragazze che purtroppo non sono molto conosciute, ho avuto tante altre soddisfazioni molto importanti, Nicoletta. Però per ritornare alle top, diciamo, quella che mi ha dato più soddisfazione a livello professionale, Claudia Schiffer è al numero uno come posto. Rimarrà sempre la numero uno, certo, per te. Secondo me sì. Poi è una delle tante altre top model che io ho considerato molto per il ruolo che lei portava avanti, cioè modella madre. Quella realmente che è stato sempre anche il mio messaggio che davo spesso a queste giovani ragazze, di crederci in questo nostro mondo e soprattutto di essere anche una brava madre, perché anche essendo così giovane si può essere madri e modella. Certo. Perciò Valeria Mazza, la top model argentina, per me è stata anche un grande esempio che ho voluto dare a molte giovani di madre in carriera, oltre, sì, ad essere bellissima, oltre anche bravissima, esatto, una brava donna, sì. Fate casting anche in Italia, quest'anno c'è una grande novità, no? A proposito della nostra Toscana, farete tappa in Toscana? Sì, quest'anno per la prima volta faremo la finale regionale in Toscana, in una splendida location che io ho avuto modo di conoscere il proprietario ed è stata una bella scelta realmente, perché andiamo a trovare questo mondo della natura un po' disperso. Certo, è un resort bellissimo, il Tuscany Esquire,
mi ha fatto molto piacere, perché realmente sono stato l'altro giorno, in questi giorni sono ospite della proprietà, e realmente grazie a Gianluca mi ha fatto scoprire una Toscana meravigliosa, una natura stupenda, dove realmente con le nostre modelle daremo un tocco di qualità, porteremo il nostro fashion nella natura. E infatti tu porterai il fashion nella natura, però porterai anche la Toscana nel mondo, e questo è, e quello sì, è bellissimo, no? Per questa noi toscani comunque ci fa onore. Vero, noi siamo presenti in 56 paesi, grazie a Dio, come dicevo prima, e realmente porteremo anche la regione Toscana come un esempio importante nel mondo, come bellezza e tutto quello che realmente c'è dietro, non solo nella moda, anche per quanto riguarda il food, la storia, la cultura, un po' tutto quello che realmente, certo, è la Toscana. Sì. E poi vorrei ricordare comunque ai telespettatori che le ragazze che fanno casting da te, Fiore, possono stare tranquille, perché comunque tu inviti anche i genitori senza problemi a seguire le figlie, e tu sei un padre per queste ragazze, cioè possono veramente vivere la loro esperienza nella maggiore tranquillità, perché io ti conosco da tantissimi anni e la mia esperienza insieme a te mi ha lasciato questo, ed è bellissimo, perché in questo mondo oggi trovare persone serie che sanno fare il suo lavoro con grande professionalità non esistono più. Ti ringrazio, accetto volentieri quel ruolo di padre, sì, verso queste giovani ragazze. Io penso che tu sia veramente anche una con tanto figura... sacrificio, perché ho trovato molta diffidenza. Io sono da 40 anni che sono all'estero, attualmente vivo a Budapest, e nel venire in Italia ho riscontrato grande diffidenza verso questo mondo. E negli ultimi anni ho conquistato quelle giovani mamme e ragazze ad avvicinarsi, che realmente ci sono anche dei veri professionisti. Bravi. Esatto, e questo veramente. E io vicino a loro voglio portare la priorità in assoluto è la stima e il rispetto della loro persona. E tu questo ce e l'hai. E questo è fondamentale per me, con grande umiltà, esatto. Poi ci regaliamo le belle emozioni positive a livello professionale, sono quelle che poi ci portano i risultati, perché esatto, l'obiettivo finale è farle diventare famose, farle lavorare. E grazie all'Accademia che... E poi dopo ne parleremo dell'Accademia. Ne parleremo perché, insomma... senz'altro, diamo realmente delle vere opportunità a queste ragazze. Esatto. Senza rubargli niente, i sogni ci sono sempre, però la realtà è diversa. Quindi ci possono credere queste ragazze che ancora c'è un mondo pulito anche, certo, nei concorsi di bellezza? E... Devono, non ci siamo solo noi, ci sono tante, certo, altre organizzazioni sicuramente, però realmente la priorità in assoluto è il rispetto della persona, è importantissimo. E poi lo stile familiare che ho voluto sempre creare. Mi appartiene, perché con la mia grande umiltà porto vicino a loro tutta la mia esperienza in aiuto per loro. Ma certo, questo comunque è un far crescere le ragazze anche in una certa direzione, no? Come no? Tu pensi che noi abbiamo modelli che arrivano da tutto il mondo, perciò dall'Asia, dal Sud America, dall'America, da 10-20 mila chilometri, perciò sono ragazze giovani, hanno bisogno di essere protette. Beh, là quello è il mio ruolo che è. Esatto. Fiore, la World Top Model compirà 30 anni. Quali quest'anno sono, sì. Ci saranno quali sono i tuoi prossimi progetti? Vabbè, puntiamo ai 30 anni, perché ci sarà un evento straordinario che stiamo per preparare, sì, sia per la finale nazionale sia per l'evento mondiale, che li curo personalmente io. Mentre in tutto il mondo ho i miei partner che curano ognuno di loro la loro finale nazionale. Ecco, tornando alla finale nazionale, no? La finale nazionale sarà nella tua terra, nella Puglia, nel Salento, Salento, sì. La splendida Puglia. Ci sarà il 19 settembre. Sì. Come fanno le ragazze per accedere ai vostri casting anche in Italia? Bene, loro per qualsiasi informazione possono subito rivolgersi verso la worldtopmodel.org, il nostro sito, oppure info@worldtopmodel.org, direttamente alla mia organizzazione, certo, madre. Poi vorrei mentre ogni regione noi abbiamo i nostri responsabili. Esatto. Che noi poi deleghiamo direttamente nella loro regione, responsabile per responsabile, così loro possono partecipare direttamente nella loro città vicina, quali le vincitrici, perché non vincerà mai in una selezione un'unica ragazza, ci saranno tante ragazze, quelle più belle, più importanti, più giuste per il nostro mondo. Voi ve le portate comunque le portiamo dietro alla finale nazionale. Questo è importante anche dire ai nostri telespettatori che c'è una mail di staiconme@gmail.com dove possono scrivere tranquillamente anche i genitori delle ragazze minorenni e non, potete rivolgervi direttamente a noi.
E tornando alla Puglia, ci sarà il 19 settembre la finale nazionale, ma tu a maggio parti con l'Accademia ed è una novità assoluta. Raccontaci certo. Un po' di questa... Il 23 di maggio iniziamo l'Accademia Mondiale, che da tutto il mondo arriveranno le modelle che noi stiamo selezionando. State già selezionando. Non facciamo altro che migliorarle. Sono ospiti nostri, non spenderanno un centesimo. Sono questo più... è molto importante dirlo, bravo, ai nostri telespettatori, che non ci sono costi. Elegante. È un modo, sai tu Nicoletta come la penso benissimo, certo. Purtroppo ci sono molte organizzazioni che io non voglio fare neanche nomi, però certo. È un modo molto elegante per combattere quei furti ben organizzati, come li definisco io. Esatto. Cioè è inutile fregare dei soldi, migliaia di euro, a delle ragazze di 1,60 m che non hanno una chance di lavoro. Questi per me questo è sfruttare veramente i sogni soprattutto di queste giustamente queste sono organizzazioni che noi non possiamo fare niente, perciò noi gratuitamente non facciamo altro che coinvolgere le ragazze che hanno questi requisiti adatti per fare questo certo. Tipo di lavoro. Noi ci crediamo, investiamo i nostri investimenti importanti e non facciamo altro che dargli delle vere opportunità reali. Quindi li tenete lì con voi? Li teniamo minimo 2-3 settimane. Ecco. Non facciamo altro che portarli il lunedì, tipo li portiamo i parrucchieri che gli insegnano come curare i loro capelli, come portare il look adatto ai loro capelli. Il martedì ci saranno i truccatori, farà la stessa situazione, poi il mercoledì arriveranno gli stilisti, poi la fotografia, poi il video. Alla fine, settimanalmente, le portiamo in passerella per vedere realmente quello che hanno imparato. Quello che hanno imparato. Ma la cosa più importante di questa accademia è il contatto diretto. E mentalmente vogliamo anche conoscere la persona, cioè creare anche un feeling tipo certo. Familiare. Dove noi dobbiamo avere fiducia di questa persona. Esatto, anche per capire se sono pronte, no? Psicologicamente a un cammino. È molto importante il carattere, puoi capire bene della ragazza, perché è fondamentale anche da parte nostra non mandare una modella tipo New York, poi arriva a New York, abbiamo speso tanti soldini e lei non è stata pronta. E non è preparata. Perché? Allora quello ci danneggia sia a livello economico che anche d'immagine. Esatto. Perciò anche quello è molto importante. E lo facciamo in un modo molto molto tipico familiare, che si crea quella famiglia che in qualsiasi attimo ci si migliora continuamente. Sanno che troveranno insomma un punto di riferimento. Bene, l'obiettivo ad avere è tele. Comune, perché se vinciamo esatto. Vinciamo tutti, esatto. Se si fa squadra si vince. Questo è importante. La cosa bella è che tutti i miei partner sponsor vengono con entusiasmo a insegnare e a dare tutti i loro consigli professionali a questi giovani ragazzi in un modo molto diretto, live. Non si certo. Scrive niente, si va subito alla prova e questo è bello. Fiore, io ti ringrazio per essere stato nel salotto di Stai con me e spero che tornerai prima della tappa che si terrà in Toscana. Ti ringrazio e ti auguro non un mare di bene, di più, perché grazie, ti voglio tanto Fiore. Bene e soprattutto anche a voi come staff e tutto, complimenti per la trasmissione. Grazie Fiore, grazie. Grazie anche a voi.